Una giornata importante per Camerino e tutto il suo territorio, per l'area montana e per la sanità delle Marche, che vuole rispondere alle esigenze di salute dei cittadini. È questo il commento condiviso dai presenti a Camerino per la cerimonia di inaugurazione del nuovo reparto dialisi al piano terra dell'ospedale Santa Maria della Pietà. Al taglio del nastro, in presenza delle autorità civili, militari e religiose e personale sanitario, sono intervenuti il vicepresidente e assessore alla sanità Saltamartini insieme a Gianluca Pasqui, vicepresidente del Consiglio regionale e membro della quarta commissione. Con loro anche il sindaco Roberto Lucarelli, il capo dipartimento salute Antonio Draisci, Daniela Corsi, subcommissario sanitario e Franco Sopranzi, direttore dell'unità operativa di nefrologia e dialisi. Dobbiamo garantire alla zona cratere, che è stata gravemente colpita, i servizi necessari. Naturalmente questo significa che l'intervento che viene fatto oggi su Camerino tende a valorizzare le risorse esistenti e a dare una copertura alla domanda di servizi sanitari. Il che significa che stiamo anche facendo un intervento molto significativo sull'ospedale di Tolentino. Fra qualche settimana verrà messa a gara l'appalto di esecuzione dei lavori. Il progetto è già stato acquisito, è un investimento molto importante anche su Tolentino, sono quasi 30 milioni di investimento. Adesso ci stiamo occupando su Tolentino degli ambulatori, ma voglio concentrare tutta l'attenzione su Camerino. Camerino è un ospedale di primo livello e stiamo cercando con tutte le risorse disponibili di poterlo potenziare, tant'è vero che è stata approvata anche la legge su iniziativa del vicepresidente del Consiglio Gianluca Pasqui per attribuire delle risorse aggiuntive a coloro i quali ritengono di venire a lavorare a Camerino ove i concorsi andassero deserti. Quindi diciamo che stiamo passando dalle parole ai fatti e questo è un significativo intervento proprio per questa patologia cronica. Valutiamo con grande attenzione che il 30% della popolazione delle Marche è over 65, quindi queste sono tutte patologie croniche che richiedono un'assistenza professionale qualificata. Quindi sottolineo Camerino top tra gli ospedali di primo livello della nostra regione. La sto vivendo con un'immensa gioia perché è un grande traguardo a cui siamo arrivati, perché è un reparto di cui avevamo necessità. Sappiamo che senza nulla togliere a Tolentino, dove verranno conservati i posti e punto di dialisi, comunque molti pazienti dovevano affrontare un viaggio importante da Camerino a Tolentino e sappiamo che sono dunque pazienti con una certa fragilità. E stiamo rispondendo ai fabbisogni della cittadinanza, per cui è con orgoglio che oggi andiamo a inaugurare questa nuova postazione di dialisi, quindi la dimostrazione che questa sanità, questa direzione non si sta assolutamente non occupando dell'ospedale di Camerino, ma al contrario, e questa è una dimostrazione tangibile. L'insufficienza renale cronica è una malattia che interessa una fetta importante della popolazione ed è largamente sottovalutata. Poi quando arriva nelle fasi ultime dell'insufficienza renale, quando serve la terapia sostitutiva, è chiaro che più la terapia viene portata vicino al paziente e meno costi ci sono dal punto di vista sociale per il paziente, il quale nel caso dell'emodialisi si deve sottoporre 3 volte a settimana a un trattamento di depurazione del sangue, e se questo avviene più vicino al proprio domicilio il costo sociale per i familiari, per lui stesso, per il lavoro che perde sono ridotti. In quest'ottica aprire un nuovo punto di erogazione del servizio emodialitico in questo ospedale è molto importante. Molto importante inoltre non solo per la patologia cronica ma anche per i casi di insufficienza renale che si possono verificare in questa struttura. Oltre alla consulenza nefrologica possiamo portare anche la terapia sostitutiva della funzione renale.